Cara Sofì, no, non verrò a Parigi questa primavera. Resto qui a casa mia, nel mio buco, come tu dici. Mi faccio l'effetto delle vecchie bestie, che non escono più dalla loro tana perché tutto le affatica e le spaventa. Non ho più l'età in cui si provano curiosità, piaceri, gioie nuove. Non ho che vecchie gioie. E i miei piaceri sono soltanto nella rassegnazione. Vivo nei ricordi, come i giovani vivono nella speranza. Rammenti quel verso di Saint-Beuve, quel verso che abbiamo letto insieme e che è rimasto impresso nella mia memoria perché mi dice tante cose. Molto spesso ha sostenuto il mio povero cuore. Nascere, vivere e morire. Nella stessa casa. Io non la posso più lasciare ora, questa casa dove sono nata, dove ho vissuto e dove spero di morire. Non è sempre allegra, ma è dolce, perché ci vivo a volta nei ricordi. La lascio solo per andare a trascorrere un mese o due da mia figlia. Poi tocca a Julie venire a trovare me. Per tutto il resto del mio tempo... Sono sola. Tutto ciò ti stupisce, non è vero? Ti stupisce che si possa vivere così, sola, solissima. Ma che cosa vuoi? Sono circondata da oggetti familiari, così conosciuti che mi sembrano persone vive, persone che mi parlino incessantemente di tutte le cose della mia vita e dei miei, dei morti e anche dei vivi. Che sono andati lontani. Non leggo più molto. Sono vecchia, ma penso, penso senza fine, o oh, oh per dir meglio, sogno. Sai, non sogno più come facevo un tempo. Ricordi le nostre folli fantasticherie, le avventure che mettevamo insieme nei nostri cervelli di vent'anni, tutti quegli orizzonti di felicità appena intravisti. Niente si è fatto realtà. Si potrebbe dire che è accaduto tutt'altro, altre cose meno affascinanti, meno poetiche, ma bastevoli per coloro che sanno rassegnarsi con coraggio alla vita. Sai perché siamo infelici così spesso, noi donne? Perché ci viene insegnato fin dalla giovinezza a credere troppo alla felicità. Non accade mai che una donna sia allevata con l'idea di combattere e soffrire, sicché al primo urto il nostro cuore si spezza. Aspettiamo a cuore aperto una infinità di avvenimenti felici, invece ne arrivano soltanto alcuni così e così, e noi subito ci mettiamo a singhiozzare. La felicità, la vera felicità. Ho imparato a conoscerla. Non consiste affatto nell'improvviso sopraggiungere di un grande benessere, perché le grandi felicità sono assai rare e assai brevi. Una volta passate lasciano l'anima più oscura, come dopo un lampo che abbia squarciato la notte. La felicità sta semplicemente nell'attesa tranquilla e paziente. Di una infinità di allegrezze che non vengono mai. La felicità è l'attesa. L'attesa felice, la fiducia. È un orizzonte pieno di speranze. È il sogno. Sì, cara. Niente è meglio del sogno. E al sogno io dedico quasi tutte le mie ore. Ma invece di sognare in avanti, ora sogno indietro. Mi siedo davanti al fuoco in una poltrona morbida per le mie vecchie ossa e lentamente torno verso le cose, gli avvenimenti e le persone che ho lasciato lungo la strada. Com'è corta una vita e come sono corte quelle vite che trascorrono tutte intere nel solito luogo. Nascere, vivere e morire nella stessa casa. I ricordi sono ammassati stretti insieme l'uno all'altro. E quando una donna è vecchia, sembra talvolta che siano trascorsi appena dieci giorni da quando era giovane. Sì, tutto è scivolato via, come se fosse trascorsa una sola giornata. Un mattino, un mezzogiorno, una sera. Poi viene la notte. Guardando il fuoco per ore e ore, il passato rinasce come... Se fosse un semplice ieri. Non si capisce più dove siamo. Il sogno ci porta via. Si ripercorre tutta intera la propria esistenza. E spesso mi pare nell'illusione di essere ancora giovinetta, tanto forti arrivano fino a me, forate di passato, sensazioni di giovinezza, slanci anche, batticuori di fanciulla, una linfa di diciottenne. E mi appaiono nette come se fossero realtà rinnovate, milioni di cose dimenticate da tempo. Vedi, soprattutto mi attraversano la mente improvvisi ricordi di passeggiate fatte da ragazza. Là, nella mia poltrona, davanti al fuoco, ho ritrovato stranamente l'altra sera un tramonto che avevo visto quando ero molto giovane su una spiaggia della Bretagna. Lo avevo dimenticato, certo, e da molto tempo. Mi è tornato tutto a un tratto, senza una ragione, o forse perché un lucore dei tizzoni rossi mi ha risvegliato nella memoria la visione di quella luce abbagliante che riempiva quella sera tutto l'orizzonte. Ho ricordato di tutto un paesaggio, il vestito che portavo e persino alcuni particolari da niente, come per esempio. Una graffiatura, la bua, che avevo a un dito da qualche giorno e in maniera così viva che ho creduto di soffrirne ancora. Ho sentito l'odore salso, umido e fresco della sabbia bagnata e mi sono sentita percorrere dal fremito di quella stessa esaltazione giovane e poetica. E tutte le mie sensazioni di allora mi hanno assalito in massa distinte tuttavia, con tutti i miei desideri abbozzati, tutte le mie speranze confuse. Ho cominciato a bere a grandi sorsi l'aria marina che mi soffiava sul volto. Sì, davvero, ho avuto sedici anni per qualche minuto. A volte mi regalo differenti piaceri. Tu sai o non sai, mia cara Sofì, che nella mia casa non si butta via niente. Abbiamo su in alto sotto il tetto una grande stanza che serve da ripostiglio. La chiamiamo la soffitta delle reliquie. Tutte le cose che non servono più vengono gettate là. Spesso ci vado e mi guardo intorno. Allora ritrovo un mucchio di non nulla ai quali non pensavo più e che mi ricordano un mucchio di cose. Non parlo di quei cari mobili, amici nostri che conosciamo da quando eravamo bambine e ai quali siamo legate da ricordi di fatti accaduti, di gioie e tristezze, di giorni segnati sul calendario della nostra storia, che a forza di essere mescolati alla nostra vita hanno acquistato una personalità, una fisionomia, che sono i compagni silenziosi delle nostre ore dolci o amare. Semai in quel disordine ritrovo vecchi ninnoli, vecchi piccoli oggetti insignificanti che si sono trascinati insieme con noi per quarant'anni senza che nessuno abbia mai notato la loro presenza. Ma rivisti così improvvisamente, acquistano un'importanza e un valore di antichi testimoni, di amici dimenticati e ritrovati. Forse sono stupidaggini. Ma di queste stupidaggini è fatta la vita delle persone vecchie. A Parigi vivete così in fretta che non avete tempo di vivere. Non so se tu mi capisca. Non pensate che ai vostri affari, ai vostri divertimenti. Non vi rimane neppure il tempo di essere tristi, di preoccuparvi di ciò che è oscuro, il tempo di sentire sgocciolare le ore e di guardare passare i fatti come ci guardano cadere da una finestra le foglie. Avete appena un pensiero per ogni cosa, appena un rimpianto per i morti, appena un ricordo per le ore passate, appena un moto di affetto profondo. Vi manca il tempo. Bisogna essere pronti per le visite, non dimenticare niente nel giro delle compere, non dimenticare le ordinazioni, negli acquisti. Si scende dalla carrozza per salire in tram e quando si può disporre di un quarto d'ora si fa un tratto di strada a piedi per prendere un po' d'aria. Poi si torna in ritardo perché si sono perduti cinque minuti qui, cinque minuti là. E siccome si è sempre in ritardo, dalla mattina alla sera, non si hanno mai quelle ore tranquille e necessarie per ricordare il passato. Io ricordo sempre. Ricordo a lungo, perché ormai non ho altro da fare. E mi sento impaurita, orribilmente, al pensiero di tutto quel trambusto nel quale mi chiami. No, non mi muoverò questa primavera. E poi, vedi, sono così vecchia che ho paura. Vorrei molto, come dice Saint-Beuve, nascere, vivere e morire. Nella stessa casa. Non mi portare rancore. Del